Oggi il Giappone è stato scosso da due forti terremoti avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. La prima scossa di magnitudo 6.9 ha colpito il sud-ovest del paese alle 16.43 ora locale, con epicentro al largo della prefettura di Miyazaki, sull'isola di Kyushu, a una profondità di 30 chilometri. L'agenzia meteorologica giapponese ha emesso un'allerta tsunami prevista fino a 1 metro per le prefetture di Ehime, Koishi, Oita, Miyazaki e le isole di Tanegashima e Yakushima. Poco dopo, un secondo terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato sempre al largo di Kyushu, come confermato dal Servizio Geologico degli Stati Uniti, USGS. Tuttavia, il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico ha dichiarato che al momento non c'è alcuna allerta tsunami in corso. L'Agenzia Meteorologica giapponese ha avvertito della possibilità di tsunami ripetuti e ha consigliato di non avvicinarsi alla costa o al mare fino al cessare dell'allerta. Finora non sono stati segnalati danni significativi. Il primo terremoto ha avuto luogo a una profondità di 33 km, mentre il secondo ha raggiunto i 25 km di profondità.